Volevo, proprio perché, come dicevo, vi avevo scritto, ci stiamo avvicinando alla festa di Purim e quando ci si avvicina, quando ci si trova un mese da una festa, è buon uso cominciare a studiare le regole della festa stessa, tutte le mitzvot che si devono compiere in quella festa, tutte le halachot relative alla festa. Ho trovato un commento alla Megillat Esther che è molto interessante e da un taglio un po' diverso. Anche qui, forse non so se Ben Bagbag sarebbe contento, perché si tratta di uno studio fatto da un professore di filosofia che si chiama si chiama Yoram Hazony, nato in Israele nel 1964, professore di studiato studi biblici nell'Università di Israele, nell'Università Ebraica a Jerusalem, poi ha studiato anche filosofia, teoria della politica e Ben Bagbag dice di non cercare in altre discipline, che tutto nella Torah, però forse noi possiamo accettare il fatto che possiamo prendere studi diversi per metterli al servizio della comprensione della Torah. In ogni epoca ci sono arrivano delle comprensioni nuove, a delle scoperte nuove, e quindi anche altri campi delle scienze possono aiutarci per scoprire nuovi significati nella Torah stessa. E questo professor Hazony ha scritto un libro sulla Megillat Esther, usufruendo delle sue conoscenze di teoria della politica e di filosofia, e analizza la Megillah da questo punto di vista. Ha scritto questo libro che si chiama The Dawn. Non è tradotto in italiano, il sottotitolo è Insegnamenti politici del libro di Esther. E questo, magari ristudiando la Megillat Esther, leggendo, vi inviterei a leggere magari per la prossima volta i primi tre capitoli per vedere poi applicare il suo metodo, è molto interessante. I primi tre capitoli che mettono in luce in particolare la figura del re Ahasverosh, questo libro di Esther che, come sapete, l'inclusione nel canone biblico è stata molto discussa in antico dai maestri perché per il fatto che una storia che si svolge fuori da Eretz Israel, una storia che si svolge a corte, una storia dove non troviamo grandi accenni né a speranze di un ritorno in Eretz Israel come parlano i profeti, né a particolari osservanze della Torah, di Halachot, non ci viene mai detto nulla di ciò. Un libro in cui questo si ripete sempre, non appare mai il nome di Dio, se non fosse che i maestri cercano di trovarlo nascosto o una frase che dice Esther, dicevo Mordecai Esther, quando Esther si rifiuta di andare dal re Ahasverosh a chiedere pietà per il popolo ebraico che Amano vuole sterminare, e Mordecai dice: se non andrai tu, se ti rifiuterai di andare a parlare con il re perché per te è pericoloso, la salvezza per gli ebrei arriverà in Makom Acher, e Makom è uno dei nomi di Hashem, oppure come altri maestri dicono, a volte è scritto Melech HaShverosh, ma a volte è scritto solo HaMelech, senza il nome HaShverosh, che si intenderebbe in quei casi, quando c'è HaMelech senza il nome HaShverosh, che in realtà si intende il re dei re, e cioè HaKadosh Baruch Hu. E quindi questo libro molto particolare, in cui alla fine i maestri hanno voluto vedere l'importanza comunque per la nostra comprensione della Torah, l'insegnamento che può dare, c'è chi dice che proprio con la Megillat Esther, ai tempi di Esther, il popolo di Israele che aveva accettato la Torah scritta
ai tempi del Monte Sinai, ma che aveva accettato sotto costrizione, perché un Midrash dice che, siccome è scritto nella Torah che il popolo si trovava mitachat ahar, sotto il monte, il Midrash dice che Hashem aveva preso il Monte Sinai, l'aveva sollevato sulla testa del popolo di Israele lì radunato e aveva detto: se osserverete, se accetterete la Torah che adesso vi do, bene, altrimenti questo monte sarà la vostra sepoltura, cioè ve lo scaraventerò sulla testa e rimarrete sotto il monte. E allora si dice, allora non hanno accettato con libertà di scelta, hanno accettato sotto costrizione. E i maestri dicono, se noi arriviamo alla conclusione, alla fine della Megillat Esther, in cui è detto che è scritto che il popolo accettò per la seconda volta l'insegnamento della Torah, dice, in questa occasione c'è stata l'accettazione volontaria, non sotto costrizione. E quindi questo sarebbe un elemento di grande importanza per inserire la Megillat Esther nel canone biblico. E il professor Hasoni si concentra appunto in apertura della sua opera sulla figura di Ahasverosh e su come quanto buffo era in realtà questo re che regnava su 127 province e che quindi, secondo quello che sarebbe la logica, avrebbe avuto un grande lavoro da fare per governare, facendosi certo aiutare dai suoi collaboratori, ma 127 province, ognuna diversa, perché era l'impero che aveva in qualche modo ereditato dai re persiani, lui precedenti. C'è chi dice che era il terzo re dopo Ciro e Serse, o che era Serse stesso, non si sa bene come identificarlo. Questo grande impero che era stato conquistato dopo la conquista dell'impero babilonese e in cui ricadeva anche la terra di Israele. E Ahasverosh, dopo, leggiamo all'inizio della Megillah, al terzo anno del suo impero, del suo regno, invece di preoccuparsi di dare leggi, di osservare l'andamento del regno, delle necessità, decide di fare un grande banchetto. E qui si vede per la prima volta appunto questa sua personalità, che era dedita più che a pensare, a sforzarsi di regnare bene, a far vedere quanto grande era il suo potere. La caratteristica di Ahasverosh, secondo questo studio di Rav Hasoni, è proprio il fatto di voler avere il potere, esercitare il potere e dimostrare soprattutto il suo grande potere. Per cui invita a questo banchetto che dura 6 mesi tutti i generali, le personalità di tutte le sue province, e per mostrare loro la sua grande ricchezza, la sua grande potenza, e addirittura con grande magnanimità permette loro di bere secondo il loro desiderio, senza obbligarli. C'era un uso di obbligare gli invitati ai banchetti dei re a bere una certa quantità di vino e non meno, anche se non avessero avuto la possibilità di sopportarlo, anche addirittura fossero stati male o fossero morti, per dimostrare il gradimento di quello che il re offriva. E Ahasverosh invece permette di bere secondo il proprio desiderio, per far vedere persino la sua magnanimità, di come, malgrado la sua forza e il suo potere, voleva dimostrare che nei confronti dei suoi sudditi aveva anche un cenno di grazia e di bontà. E questa sua grande disposizione di potere e di forza, di colpo viene abbattuto nel momento stesso in cui chiede alla moglie Vashti, regina, di presentarsi ai suoi invitati, e questa rifiuta, e questo dà il colpo di grazia appunto alla sua dimostrazione di potenza, perché nemmeno nei confronti di sua moglie è in grado di farsi obbedire. E di qui appunto
la storia come prosegue con la scelta di una nuova moglie. E quello che anche si nota il professor Casoni, che Ahasverosh non prende mai una decisione da solo, è sempre attorniato da questi consiglieri, questi eunuchi. E se ben guardiamo, se voi leggete con attenzione i primi tre capitoli della Megillat Esther, vedrete che ascolta sempre il consiglio di altri, come comportarsi nei confronti di Vashti e come ritrovare una nuova moglie. Non è mai capace in realtà di prendere una decisione personale, e tutte le decisioni che accoglie con favore sono quelle che gli permettono di recuperare e di rafforzare la sua immagine di potere. Se poi volete, la prossima volta possiamo anche parlarne insieme, se avete altre osservazioni interessanti, e poi proseguiremo nella lettura di questo libro, per vedere anche tutti gli altri aspetti che nei capitoli successivi della Megillah possono essere estrapolati. È interessante vedere un aspetto nuovo, secondo me, oltre a studiare, comunque importantissimi, tutti i commenti più antichi alla Megillat Esther, commentatori, Midrashim, che comunque ci danno tantissima luce su questa vicenda. Vi ringrazio dell'ascolto e ci rivediamo, se Dio vuole, la settimana prossima. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie.